Fu probabilmente il più grande esercito di tutti i tempi. Conquistò e tenne sotto controllo un impero che si estendeva su tutto l'Occidente antico. Era spietato, disciplinato, temuto da tutti, non solo dai nemici che morirono a milioni, ma dagli stessi imperatori che spesso pagarono cara l'inimicizia dell'esercito. Eppure, questi soldati non furono solo devastatori. Contribuirono a plasmare e a diffondere una cultura che è il fondamento della civiltà occidentale. Cosa rendeva questo esercito così potente? I soldati romani dovevano superare un rigido addestramento. Erano previsti 4 durissimi mesi di esercitazioni di base. Chi non riusciva a stare al passo con gli altri era congedato, oppure gli venivano riservate disgustose razioni di orzo finché non si adeguava alle norme. L'unità tattica fondamentale dell'esercito romano era la legione, che nel tempo divenne sempre più articolata. Alla fine si trasformò in un'unità di 4.800 soldati, divisa in 10 coorti, composte da 480 uomini ciascuna. Quest'ultime erano formate da 6 centurie, di cui facevano parte non 100 soldati, ma 80. Per ogni centuria vi erano 10 gruppi di 8 uomini, che dividevano un'unica tenda. Mentre i soldati si disponevano in formazione, battevano ritmicamente le spade sugli scudi con un fragore terrificante, fino all'ordine di caricare. Mentre i due eserciti si avvicinavano, le prime linee romane scagliavano i giavellotti, scompaginando la formazione nemica. La fanteria poi si disponeva a cuneo per sfondare le linee avversarie e agevolare il combattimento ravvicinato, nel quale la spada corta romana dava buona prova di sé. A differenza di altri popoli, i romani non si limitarono a depredare le popolazioni sconfitte, le trasformarono in alleati e a volte diedero loro la cittadinanza romana. In questo modo, con l'allargarsi del potere di Roma, le popolazioni conquistate venivano integrate, si arruolavano nell'esercito e venivano impiegate nelle successive conquiste. Era un processo cumulativo ed è stata la chiave della crescita dell'impero romano. I romani trasportavano ovunque l'attrezzatura per costruire un campo, allestendone uno al giorno, se necessario. Come avere a disposizione una cittadina fortificata ovunque si andasse. La finalità principale dei campi mobili romani è psicologica più che militare. Danno l'idea che in territorio nemico, in quello che non è il proprio paese, ogni notte si costruisca una piccola città. Nel frattempo, il nemico osserva e vede la propria terra segnata dall'avanzata delle truppe romane. Gli accampamenti sono un ottimo esempio della passione dei romani per l'ordine. Erano costruiti tutti secondo lo stesso schema e ogni tenda veniva alzata sempre esattamente nello stesso punto, in modo che i soldati sapessero con precisione dove si trovavano. Nel De Bello Gallico, Cesare descrisse come avvenne la costruzione del ponte. Vennero conficcati nel letto del fiume dei tronchi del diametro di circa 50 centimetri. Verso la metà del ponte, i pali dovevano raggiungere un'altezza di circa 9 metri. Il ponte che permise ai romani di attraversare il Reno era un vero capolavoro dell'ingegneria militare. Ma ancor più eccezionale fu la velocità con la quale fu costruito. Cesare narra che per terminare l'opera ci vollero soltanto 10 giorni.